essere un sacco di cose. Tutte spiacevoli. Ehi, falla finita. Ecco il nostro biglietto per il Regno degli Spiriti. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Scusa! Come vuoi fare questo? Basta! Jessica! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cazzo! C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo episodio della serie gameplay di Until Dawn. Ce l'avamo lasciati qua nel precedente episodio. Purtroppo, forse per qualcuno sarà purtroppo, per arti bene o male, sono morti, ci hanno lasciato... Jessica, Jesse e Joshua, che vabbè sarebbe Josh. Quindi non è niente, siamo nei panni un'altra volta di Michael, chiamato Mike, che appunto cercava di seguire colui che ha ucciso, o perlomeno che ha provocato la morte di Jesse. E quindi siamo in questa specie di non so cosa, struttura, non ho capito bene cosa sia. E niente, quindi ora lui ha sbarcato, cioè anzi ha scavalcato soprattutto, e iniziamo a giocare e vediamo un po' come andrà avanti sta storia, ecco. Comunque il fatto che visto che cos'erano lupi, cani, credo forse più lupi, non mi garba un cazzo, perché ho paura veramente che smuoio da nulla e mi facciano prendere delle schizze indifferenti. Ora ti pare si apre. Ma invece sì, ma mi ci ha fatto rimanere. E che luciona, boia, bella location proprio. Cos'è? È una pella? Wow! Ma cos'è? Da vedere ragazzi, ricordiamoci di questi cani lupi, che non ho ancora capito cosa sono. Ma va, X ancora, dai. Però non da di va, che già prima mi incuriosiva questa alta strada. Scritto admin, che dovrebbe essere amministratore tipo, no? Cos'è? Macchina fotografica. Addio. Che indizio è? Boh, vabbè. Andiamo avanti. Di va. Giornale. Un altro indizio, sta a vedere. Intrighi sulla Blackwood Mountain. Sto leggendo, eh? E io. Vedi la fotocamera di prima. Fotocamera, macchina fotografica, boh. Non si può andare, nel senso, ancora più indietro, quindi bisogna andare di là. Chissà c'è scritto di là.
ce l'hai con un cazzo, se ne è una H. Boh, vabbè. Sto leggendo qualche parola, cioè cercando di essere abbastanza veloce. Bene, bene, bene. Per dire Outlast, niente lì dentro. Quindi, questo cos'è? Tipo un... cioè, è un sanatorio. Il discorso d'appella di prima è solamente magari che c'è riparte per pregare. Credo, ragazzi. Non fidatevi di quello che sto dicendo, perché ora sto andando a cose che credo e cose che penso io, a quello che vedo soprattutto, quindi... però, sembrerebbe di sì. Oh, e... bravo. No, riacco il piccione. Non era morto, eh. Un lavoro ammazzato con la pala di neve. Oh, prendi cazzo. Il coltello, prendilo. Che schifo. Prendilo, vai. C'è nulla, io bimbi, mamma mia, vado, oi oi. Che ansia. Vai. E boh. Porca troia. Sede di contenzione. Cos'è successo qui? Vieni via, Mike. Anzi, andiamo via di lì. Deve succedere qualcosa, via. Uno schizzone, qualcosa. Ancora, via. Cosa v'ho detto? Cosa v'ho detto? Bello. Da un po' non ho visto questo scheletrino via. Perché c'è il coso? Vabbè, era l'indizio di prima, non ci potevo mai andare. Tanto ormai. Oh, gli dava da mangiare questa roba. Oh, ma vai o no? Oh, aspetta. Oh, oh. Borbudalo di sua madre, di. Oh, il dolore, di. Erano dei cani, veniva qualcuno per forza, di. È intrappolato, to. Che fantasia, proprio. Oh, vabbè, sono pelle. Apri trappola per orsi, e si prova. Taglia, vai, tagliati i diti, bello. I diti, le dita, che sai, bisogna essere piuttosto corretti. Amputa, vai. Marta,
Oh merda. Merda. Aia. Si sono piuttosto sensibile su... Più che sul sangue, vedi le parti del corpo tagliate, aperte, cose simili. Ok. Da caso c'era proprio il kit medico lì accanto. Strano. Civette sul comò. Cosa cazzo sta dicendo? Che facevano? Dove cazzo devo andare? Ok. La mucca ogni tanto rimane simpatico, eh? Almeno a me, Mike. Ogni tanto, eh? Ma si muove. Questo posto migliora di continuo. Basta, stanno tedeschi, si può anche andare via prima si muove la testa. Allora, di va? Ma è morto per forza. No, non ho finito di leggere. Boh, vabbè, è andata così. Chi uguale, altro. Non finire legge perché avevo lasciato R2, pensando che ormai potessi leggere, dandoci il foglio in mano, invece no. No, prendilo! Oh, è favade! Prendilo e gira, voglio vedere cos'è. Aiuto bimbi, chi è Bowen? L'ho già sentito. Aio, che c'è? No, è Jess? No, scherzo, mi pareva di sì. Che orrore! Mamma mia, signore! Che cazzo di orrore! E boh, mi fa la merda per sto se vi. Però c'è il pass, detto che si muove, no? Non male, va, è andata bene. Sì, ho sempre paura che si muova qualcosa, rivedi, va. Ok, diamo un'occhiata. Ale, vai. E mettiamo questo pass. Che va. Che funziona. Bravo, riprendilo. Via. E ora voglio vedere. Tanti auguri. Che è chiuso. C'è una frecciona di va. C'è un'indicazione. No, niente. Ah, non è chiuso, è un coso. Ma vaffanculo! Lo sapevo! Lupo cane di merda! Boia, ti chiami di tua madre, lo sapevo tanto! Non me l'aspettavo! Mi aspettavo qualcosa, ma non ora! Psicopatici.
Ma stavolta c'è il pass a regola. Quindi dovrebbe funzionare, dovrebbe aprirsi la porta. Oh, andata, via, apri. Bravo, prendilo sempre. Questa volta è stato già diverso. È stato già diverso. La pedata si cade addosso. Ah. Avvicinati, voglio vedere se mi riesce a calmarlo. Bene così, perfetto. Perché ora ci penso, mi pare, non vorrei dire la cazzata, e se la dio scusate, che non mi ricordo se era nel precedente episodio, trovai il totem guida dove lui comunque accarezza un cane, o perlomeno un stato lupo, un lupo, non ancora capire. Cane lupo. Vero? Sono buono. Quindi ci sta che magari, boh, accada quanto visto in quel totem, invece no. Che se devo fare? Devo passare di lì? Indietreggia a questo punto. Calma, bello. Calma. Bene così. Perfetto. Boh, vabbè, andiamo di là. Ah. Ecco la scorta di sigari. Questo vedrai è il sigaro trovato nella miniera quando c'era Mike e Jess, quando eravamo nei panni di Mike e Jess, no? Sì, era quasi. Qui? Ah, io. Ibo, ah, trova per loro. Forse questo farà stare buoni i lupi. E se questo io lo porto proprio ora a Lupo? Un attimino, scusate se allungo la storia, vedi se dovesse essere fatto, è stato simile, però sono curioso. Leggermente effetto farfalla, guarda. Vedi? Sì, così. Sì. Calma, bello. Calma. Bene così. Perfetto. Corruzione con cane lupo. Sono mafiosi. Se li porti in una ti attaccano, se li fai. Se li lecchi il cuore, li porti in questa zona mangiata, aiutano, insomma, perlomeno. Ti fanno una sega. Bene per l'arte, sai. Un pensiero fosse io sia così. Poi come ha fatto a chiudersi da fuori, se lui è entrato dentro, non si sa. Però va bene, andiamo avanti. Qui? No, si può entrare. E va. Dannato mostro. Allora, si fa... Madonna. Vai. Ma dove devo andare? Facilmente, dove devo andare? Forse lì? Ah, io. Allora, cosa abbiamo qui? Tan tan. I body, chissà chi se l'ha messa. Succede qualcosa voi, eh? Ora tra! Io non mi taglio il braccio, potrei piangere. No, scherzavo. E allora, guarda Mike! Di ingegno proprio. Volendo ora potrei sparare tipo, non lo so, a Lucchetto lì. La serratura, me la volete chiamare.
Forse sì, prova. Poi ragazzi, come scazzo bello. Proprio silenzioso, infatti senti. Allora, vai. Giù, va direttamente giù. Istinto. Siamo ai sotterranei, via. Harry Potter, la camera dei segreti. Stiamo a vedere. No, vabbè, ne basta di le azzate, ne già ne dia tante. Ovviamente chiusa. Ok. Aio. Bel botta fadde. Cazzo. Fa una botta. Aio. Siamo ambiati. Dove siamo andati? Aio. Nostro amico faccia da clown. Ma di ma brutto di Aside. Proprio adesso. È chiuso. Ma che chi è stato? Questa notte stanno succedendo delle cose veramente assurde. Buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Matt. Anche se non torna a livello di sintonia, di ritmo, di quello che vi pare. Ma volevo dire. Si è morto Josh. Non riesco a credere che sia morto così. No, voglio dire, e se si fossero sbagliati? Forse dovevamo controllare il capanno per vedere di persona. Non lo so. Ci sono cose che una volta viste. Sì, hai ragione, ma certe cose vanno viste coi propri occhi. A me basta la loro parola. Guarda, un'ascia. Mi sento meglio con un'ascia. Mi sento meglio con un'ascia. Pa! Ti parti, ammazzi se ti vuole Emily, invece no. Ascia, che è già il sangue secco. Oh, e adesso la porta è chiusa, Matt. Sfonderesti la porta? Wow, aspetta un attimo. Strano. Mettiamo giù la porta, ci sentirà. Tu hai un'idea migliore? Non saprei. E se... Guarda. Cosa? Una finestra. Fantastico, Matt. Da quella fessura ci passa solo il burro cacao. No, andiamo. Tu non passerai mai di là. Di tutte le ossa poteva di burro cacao. Sfonda la porta, dai. Bruciamo un po' di ossa. D'accordo. Adesso io... Adesso... Shh, fallo e basta. Oh. Alla terza, la terza è quella buona. Bam. Ale. E che luce. Dannazione. Cosa è successo? Questa è follia. Siamo stati qui solo poche ore fa, deve essere appena successo. Cosa cazzo sta succedendo? Muori. Dai. Deve sapere che questa è la sola via di fuga. Non lo dire. Guarda, la cabina è finita laggiù. Beh, in fondo, voglio dire, non è così lontana. Ci arrivi con un salto. Certo. Salto bene, Em. Ma non così lontano. Grazie della fiducia. Beh, Matt, se non ci arrivi con un salto, cosa facciamo ora? Non lo so. Dio, è stato distrutto tutto quanto. Chi l'ha fatto sapeva bene che cosa fare a prezzi. È una stazione radio. Qualcuno si è... Ehi, guarda. Ah. Torre antincendio. Ehi Marco, qui si è il sanatorio, deve essere la prima. Non so se avete visto la mappina.
notevole. Non mi piace. Cioè, questo era... Cioè, mi hanno fatto più già X per dire amichevole. Ti pare la va? Cosa fa? Ah. Beh, niente chiavi, niente cabina. Siamo al punto di partenza. Che ne dici della torre antincendio, quella sulla mappa? Beh, potrebbe essere un'idea. Forse c'è una radio o qualcosa, voglio dire, sarebbe logico, no? Sì, forse. Matt, dobbiamo arrivare a quella radio. Andiamo, ragazzi. No, no, d'accordo, deve averci sempre quella radio. Usare la radio per chiedere aiuto. Qualcuno riuscirà a ricevere il segnale. Ah, bene, qualcuno sta iniziando a seguire le regole. Madonna, le lead. Maledetta la miseria. Regola 1, Emily ha sempre ragione. Mamma mia. Regola 2, non serve aggiungere altro perché Emily ha sempre ragione. 3. Una sciata nel collo di Emily, ma forte, eh. No, davvero, Levinby, se c'è l'opportunità di farla schiantare, io la faccio schiantare. Mi spiace. Oh, aspetta. No, scherzo, mi dispiace. Tanto è un gioco e lei mi sta sul cazzo. Detto papale papale. Andiamo. Che stai facendo, tesoro? Mi stai vedendo come la difendi sempre. Questo casino, genio. Vedi. È una pedata, buttala di sotto. Ma guarda qui. Tu vieni con me, Bella. Cosa ha trovato? È come per magia, vieni, possiamo uscire passando di qua. Maledetto me che premo il quadrato di... Sì, grazie, forse dovresti andare tu per primo per proteggermi. Strano. Ok, ok, piano adesso. Ok, bene. Oh mio Dio. Quasi, ci sono. Mi sento svenire. Non guardare giù. Ma svieni, vai giù. Troia, grazie al cielo è fatta. Puoi dirlo forte. E se non funzionasse? Cosa? La radio. Funzionerà. Ma se non lo facesse, ci serve un piano. Forse possiamo scendere a valle. Scendere da cosa? Dalla montagna. Sei serio? Che ci vorrà mai? Non è che sta sospesa in cielo. È come se lo fosse, è buio pesto. Ehi, spero che non dovremo farlo. Credi che quello psicopatico ci permetterà di andarcene? No, ma dovremmo trovare un posto sicuro e aspettare che passi. Domattina sarà più facile valutare il passo. A patto che non ci nascondiamo nella baita, quello se lo aspetta di certo. Dove va lei? Ed è lì di va... Odura! Aio! Aio, ma qui dove cascò il coso? Il telefono a... Chi era? Anna, mi pare, non lo ricordo, se era lei o quell'altra. Vedi? No, dan dan dan. Magari va sempre. Wow, questo è il telefono di Beth. Di Beth, sì, Beth, Anna era quell'altra, nel senso, non fu... Beh, questo se lo sono perso. Anna ve l'ho persa, ma fu Beth. Dove ci si può andare? No. Aio, cosa c'è lì? Un totem? Eccolo, via. Oh.
Per la luna. Bel paesaggio, eh. E quando che sono andata a rifinire dove sono cascate per l'altri, sono morti. Attenta dove metti i piedi. Sì, Matt, potendo scegliere eviterei di concludere la serata precipitando verso morte certa in un dirupo. Io, boia! Cazzo! Cazzo! Addio, e ora? Oh, c'è anche lei! Con la musica, così. Ma è quello... Mamma mia signore. Ehi. Ragazzi. Ma lei, cioè, lei si sta sciogliendo lì. Volete spaventarmi? Ok. Vorrei non è vero che non mi ricordo l'orario di quando era andata lì, anzi l'orario di quando andata lì, però di. Niente schianti, cioè, di Vala sempre lì. Chiunque sia stato, niente regalo a Natale. Non è per niente divertente, ragazzi. Non fa ridere? Chris? Josh? Ma che diavolo? Sta luce lì. Ma siamo impazziti. Ma davvero lì. Chris? Mike, Emily? Ma sbaglio, c'è una luce un po' troppo. Sentite, adesso stiamo esagerando, ok? È stato molto divertente. Luminosa, mettiamola così. Guardate Sam che gira con un asciugamano. Adesso però è ora di finirla, va bene? Va bene? C'è il senso, cosa voglio dire? Cioè, c'è il sole. No. No, ma fuori c'è veramente tanta posso luce. Posso riavere i miei vestiti? Vuoi io dire? Devo passare il resto. Che non è la luna, bimbi. Con questo asciugamano? Asciugamano, ok. Ok, se volevate spaventarmi, beh, ci siete riusciti. Però ha freddo. Dove diavolo siete finiti? No, davvero, è la luce della luna. Wow, boia. Io. Ehi, dai ragazzi, sentite, ne ho abbastanza. Questo gioco del silenzio non mi piace per niente. Era meglio il gioco del silenzio, forse. Ciao Samantha. Addio, ancora Sov. Mi stai cercando? Non credo che ti servirà a cercarmi con lo sguardo, Samantha. Potrai vedere soltanto quello che vorrò io. E ho parecchio da mostrarti. Cosa succede? Apri gli occhi. Oh mio Dio. È davvero bellissima, non trovi? Cosa cercate lì fuori? Una splendida ragazza che fa il male.
Credi che abbia la minima idea di cosa l'attende? Credi che questi siano stati gli ultimi momenti felici della sua vita? Perché mostri queste cose? Perché stai guardando? Josh! Come ti fa sentire? Ti darò 10 secondi. 9. No, 8. No. 7. Ti prego, no! Brutto, Dio. Maledetto, Dio. No. Sam. No. Lancia vaso. Mi fermi, è impossibile in tutti i tipi di vasi. Salta, capa di nascondo, no. Guarda che se ne va, cioè, alla fine lui la prende. Che si sa. Scelgo di fa. Vai. Famoso gradino. Cap. Tra l'altro anche mezzo zoppo. A me, mi sembra. Mi prendi in giro, niente maniglia. Tira, non so cosa però. L'ho fatta lì. Ero preso tutto lì. Mi stavo zitto. Non ho capito. Cosa ci combinava per cosa lì? Che ti avverta le pipe del piccione di prima. Ma dove è andata a rifinire? Scappa ancora. Ma me di là. Non credi. Lo psicofono. No, perché ho sbloccato dei trofei che probabilmente voi non vedrete. Boh, vabbè. Quindi c'è scritto lo psicopatico è quello più forte. Vabbè, è una cosa extra. Beh, via, rieccoci da Dottor Hill. Incredibilmente non c'ha più l'ossa macabra. Buona macabra. Oh, ce l'ho fatta. Tornato comunque in un salottino. Tutta la fatica fatta. Ha ridato bene. Io ho attenzione alla foto di prima, del primo episodio. E tu l'hai usata per far del male. La tua paura. Sta dicendo. L'hai usata contro le persone che tanto disperatamente volevi tormentare. Ne è valsa la pena. Cosa? Ma siamo pazzi, tio. Ma bimbi, ma si sta scherzando, eh? Non ho capito che sto a finire sul finale. Ora va a finire che cosa sono io, sta a vedere, eh? Che lo psicopatico. Dobbiamo chiedere aiuto. Vabbè, niente. E ragazzi, come sempre con l'arrivo del Dottor Hill. Ovviamente dopo la scena insomma, nel quale Dottor Hill parla e ti chiede di rispondere a alcune sue domande. Stiamo perdendo tempo a parlare. Il capitolo finisce. Quindi, in concomitanza, alla fine del capitolo, io finisco anche l'episodio. Quindi, come sempre, prima di lasciarvi, vi ricordo, innanzitutto vi ringrazio della visualizzazione, poi vi ricordo di mettere un mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto di iscrivervi al canale, così che potrete rimanere aggiornati. Intanto, vedete, aspetta, fammi il discorso. Potete rimanere aggiornati su tutte...
tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua. Come avete visto, il prossimo capitolo si intitolerà Vendetta. E quindi niente, vi aspetto al prossimo episodio per continuare questa storia parecchio incasinata, però credo comunque parecchio entusiasmante, ecco, almeno per me la trovo sì, perché comunque mi ha preso e sono curioso di sapere come andrà a finire. Vi ho detto questo, niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!